rappresentare ma anche risolvere le grane. Una delle prime grane che ebbi quando diventai presidente del Club Alpino nel lontano 92 fu che ricevetti 200 lettere o più croce da parte di soci della Valpellice, soci che si diciamo di religione valdese, che si lamentavano con accenti diversi del fatto che la rivista del Club Alpino Italiano aveva allegata la pubblicità per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Dice, un club alpino che si mette a fare pubblicità per una chiesa soltanto sbaglia indirizzo. Ecco, io quella volta ebbi dalla mia presidenza, ma come, è impossibile, ma perché continuiamo, sono soldi, con soldi facciamo attività. Ecco, invece io presi la briga quella volta, risposi ad uno a tutti i soci e diedi loro ragione.